Il Fondo Concorsi Progettazione Idee per la Coesione Territoriale, istituito dal Governo e di cui l'Agenzia per la Coesione Territoriale è autorità responsabile, idee, progetti e opportunità presentate dal GAL, Gruppo di Azione Locale, insieme ai comuni ricadenti nel nucleo di aggregazione territoriale Terre del Niceno e che hanno aderito entro la scadenza del 18 febbraio 2023. Entro il 18 febbraio bisognava bandire i concorsi di progettazione. I concorsi di progettazione dureranno almeno fino al 18 aprile, ci sarà poi anche la possibilità di un'eventuale proroga in base a quello che sarà il contesto territoriale di riferimento, perché l'obiettivo è proprio quello di coinvolgere il territorio dalle proprie radici, per cui nascerà una forma di dibattito, di confronto e questo porterà sicuramente a degli obiettivi più specifici per i territori amministrati e la possibilità anche che questi obiettivi vengano individuati dai professionisti e non solo dalla politica. Le risorse sono state messe a disposizione alla presenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda la nostra provincia, circa 1.200.000 euro. Il requisito era comunità sotto i 30.000 abitanti, per cui praticamente riguarda le piccole comunità. L'opzione era o dare gli incarichi diretti di progettazione, quindi con l'affidamento diretto, oppure fare un concorso di idee di progettazione. I comuni che sono qua oggi presenti hanno optato per questa seconda scelta per tanti motivi. Uno per tracciare un nuovo solco anche di modalità di lavoro nella pubblica amministrazione. Diamo la possibilità a più operatori del settore, architetti, ingegneri, di poter esprimere le proprie idee su quello che riguarda la rivalutazione di un territorio. In un secondo passaggio praticamente stiamo facendo un'azione di trasparenza non indifferente per quanto riguarda la possibilità di allargare a livello nazionale il concorso. In questo modo vengono preparati dei progetti legati a diversi ambiti, dall'occupazione al turismo, ad esempio, pronti per essere presentati per partecipare ai vari bandi e rintracciare così finanziamenti, come anche nel caso del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Finalmente un approccio unitario, un approccio che coinvolge più comuni che insieme decidono di progettare, decidono di portare avanti quella che è la visione che il GAL e che i comuni che fanno capo al GAL ha sin dalla sua origine e che quindi mettono a disposizione le risorse che un apposito provvedimento nazionale mette a disposizione per portare avanti iniziative comuni. Per quello che riguarda noi è estremamente comunque importante perché con questo fondo legato ai concorsi di progettazione, quindi del fondo di coesione territoriale, vi è l'opportunità di riportare il progetto di qualità al centro dei processi comunque di trasformazione socio-economico-culturali delle varie comunità. Per cui ci viene data oggi la possibilità veramente di fare dei progetti di qualità da porre comunque all'attenzione delle comunità, quindi dei progetti di transizione verde, di transizione ecologica, di transizione digitale, di riqualificazione comunque anche dei centri storici delle varie comunque aree urbane.